prime sere d'estate con Tony Iervolino, consigliere comunale di Martano, con delega alla cultura. Questa sera un appuntamento importante con una grande artista, con una grande scrittrice, Catena Fiorello. Catena Fiorello è una persona squisita, disponibile, nonostante sia davvero un personaggio, è una grande persona. Con Catena ci siamo sentiti mesi fa in occasione dell'organizzazione del Maggio dei Libri, poi per lei non era possibile venire nel mese di maggio e finalmente siamo riusciti ad averla qui stasera a Martano. Per questo evento che abbiamo denominato prime sere d'estate, perché siamo agli inizi dell'estate, abbiamo cercato di coinvolgere le scuole e le associazioni per cercare di avere una maggiore partecipazione anche in onore, diciamo, di questo personaggio che ci è venuto a trovare stasera. L'università servirà solo perché... I lettori sono quelli che hanno l'ultima parola, no? Cioè sono quelli che poi decidono se il libro avrà successo, se sarà criticato. Io non credo nella critica letteraria e basta, perché secondo me il miglior critico letterario è un lettore contento, perché se il lettore è contento sai che fa? Ehi, sai, compra il libro di Catena. Se invece la critica ha detto un romanzo strepitoso, poi arriva nelle mani del lettore e dice non mi piace, è finita. Comunque è distribuito da Rizzoli, sì, non è un libro che è caduto nelle mani di chi che sia. No, io mi auguro però una cosa, che anche le piccole case editrici possano avere la chance di portare avanti lo scrittore di talento, perché vedi, è facile far conoscere un romanzo se pubblichi con Rizzoli. La cosa complicata è per un editore piccolino portare avanti con fatica uno scrittore giovane però talentuoso. Mi piacerebbe pensare che ogni libreria ha proprio questa lungimiranza di creare un angolino delle novità e delle novità dei talenti, cioè il libraio legge qualcosa, ci crede e lo spinge. Hai usato una parola, talento. Talento. Io la uso così. Talento, Salento. State vivendo questa terra, sicuramente sarai qualche giorno qui, sì. Cosa te ne pare? Io non lo vivo il Salento solo in questo periodo che mi state incontrando per la promozione, perché non tutti lo sanno e mi piace ricordarlo, io con il Salento ho un rapporto fortissimo. Riceverò un attestato, chiamalo come vuoi, insomma, qualcosa che comunica che faccio parte delle eccellenze salentine. E uno si chiede, Catena Fiorello è siciliana, è vero, però io sono più salentina dei salentini, perché sono una salentina per scelta. E siccome amo fortissimamente la vostra terra e ne parlo in ogni luogo e in ogni dove, allora i salentini questa cosa l'hanno capita, l'hanno recepita, mi hanno visto in televisione, nei giornali parlare di questo Salento continuamente e ci vengo spesso, quindi non è la visita del momento. E Salento Talento lo sai perché? Perché il Salento ha un talento, una vocazione per il turismo vero, un turismo da cui tutti dovrebbero apprendere. Ripetiamolo ancora. Ma è così. Salento e talento. Talento. Magari tutti talentuosi. Che adesso è il terzo.